Buongiorno, ho visto l'anteprima di Coup de Chance di Woody Allen con la presenza in un'intervista video di Woody Allen, che è molto buffo quando parla perché sembra proprio di vedere uno dei suoi innumerevoli personaggi. Lui ha fatto più di 50 film, praticamente un film l'anno. E vederlo così, rispondere alle domande con la leggerezza, con l'ironia che poi molti dei suoi personaggi hanno incarnato sullo schermo, è stata una cosa abbastanza, così, abbastanza buffa anche, ma le risposte, l'intervista era anche intelligente. E coup de chance, colpo di fortuna. Jean e Fanny sono sposati. Jean è un riccone, non si sa benissimo di quale ricchezza. Quando gli chiedono che lavoro fa, lui dice: io aiuto i ricchi ad arricchirsi. E però ci sono delle voci su di lui, insomma, ogni tanto nei salotti se ne parla. È un po' misteriosa la maniera in cui si è arricchito, e ci sono delle voci diverse su questa. La moglie è apparentemente soddisfatta, anche se la sua bellezza, la bellezza di Fanny, è un pochino la inchioda, dice lei, ad essere la moglie trofeo, quella che viene esibita appunto negli incontri, nei salotti, nelle scene, eccetera. A un certo punto Fanny incontra per strada Alain, che è stato un suo vecchio compagno di liceo, scrittore adesso, e siamo a Parigi. Il film è un film in francese, credo, se non sbaglio, è il primo film che Woody Allen fa in una lingua straniera. E Alain le dice che lui l'ha sempre guardata, l'ha sempre sognata, si è innamorato di lei. Però non ha mai avuto il coraggio di avvicinarsi, troppo bella, insomma. E insomma, lei è colpita, e lei lavora in un'asta, di nuovo si vende quadri a gente molto ricca, e comincia a uscire nelle pause, escono insieme, vanno a mangiare nei parchi. Nulla di molto particolare, direi. E se non che a un certo punto, ecco, qui il film comincia a muoversi, Alain scompare e la storia prende una piega molto più dark, molto più nera, e secondo me diventa interessante il film, che è un film soprattutto di scrittura, soprattutto di sceneggiatura, perché nella prima parte, ma anche per tutto il film, non è che la regia di Woody Allen sia una regia così che inventi qualcosa, anzi è molto, come dire, sì, un po' piatta, ecco, non ci sono primissimi piani, non ci sono campi lunghi, c'è una media distanza dove quello che domina è la storia, la sceneggiatura, che, ripeto, da un certo momento in poi diventa effettivamente interessante. Perché questo versante nero, arriva poi un altro personaggio, oltre ai tre del classico triangolo, che è la madre di lei, che è quella che percepisce che qualcosa non funziona, che qualcosa non va. Ci sono di nuovo dei casi, delle cose che vengono dette, delle cose che si scoprono. E il caso porta la storia anche verso una conclusione. Io, quando avevo visto Ultimo giorno di pioggia a New York, avevo pensato che era meglio se Woody Allen smetteva. Mi sembrava quel film dove tutti i personaggi, anche giovanissimi o giovani, parlano come i personaggi adulti di Woody Allen, e con quel tipo di umorismo, quel tipo di... A me era sembrato proprio un film, come dire, che non riuscito, che segnalava una crisi, e
Invece questo tutto sommato da un certo momento in poi funziona. Funziona perché il personaggio più nero è un personaggio eccessivo, è fuori di misura in un certo senso, e questo rende tutto il film interessante, no? Tutto il film che c'ha poi questo amore per la Francia che si respira in ogni inquadratura, che si respira soprattutto nella scelta musicale, della colonna musicale, che è jazz, che richiama un po' il cinema di Godard, il cinema di Chabrol, la Nouvelle Vague. Insomma, secondo me questo film, miracolosamente, ancora una volta, per un regista che fa un film l'anno, e che va in questo va ammirato. Cioè, per certi aspetti è quasi più grande artigianato, grande capacità di mettere al servizio i suoi film, delle storie che gli vengono in mente. E insomma, il film, tutto sommato, non so quando uscirà, però secondo me vale proprio la pena di essere visto. Arrivederci a tutte e a tutti.